Ciao, sono Luca e in questo video vedremo un allenamento con panca bilanciere per petto e tricipiti. Piedi ben saldi per terra, zona lombare leggermente inarcata e scapole addotte per preservare l'articolazione delle spalle. Posizionati sulla panca in modo tale che gli occhi, una volta sdraiato, siano all'altezza del bilanciere. Questo ovviamente prima di iniziare l'esercizio. Durante l'esecuzione, infatti, il bilanciere si muoverà all'interno di un binario immaginario verso il petto. Ovviamente selezionerò un peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione in termini di tecnica e arco di movimento. Posiziona le mani sul bilanciere ad una distanza maggiore rispetto alla larghezza delle spalle. Più distanti sono le mani, maggiore sarà l'apporto della porzione esterna dei pettorali e meno dei tricipiti, e più le mani saranno vicine fra di loro, maggiore sarà l'apporto della porzione interna dei pettorali e dei tricipiti. Il movimento consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con un movimento lento e controllato e un ampio arco, espirando quando contrai, ossia quando estendi le braccia, e inspirando nella fase discendente da eseguire lentamente per la massima efficacia. Le braccia a livello dei gomiti formeranno un angolo indicativamente di 45 gradi. Come sempre, massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei pettorali con tricipiti e deltoidi anteriori che in parte interverranno. Piedi ben saldi per terra, zona lombare leggermente inarcata e scapole addotte per preservare l'articolazione delle spalle. Posizionati sulla panca in modo tale che gli occhi, una volta sdraiato, siano all'altezza del bilanciere. Questo prima di iniziare l'esercizio, poiché durante l'esecuzione il bilanciere stesso si muoverà all'interno di un binario immaginario verso il petto. Seleziona un peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione in termini di tecnica e arco di movimento. Posiziona le mani sul bilanciere con una presa in supinazione ad una distanza maggiore rispetto alla larghezza delle spalle. L'esecuzione consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con un movimento lento e controllato e un ampio arco, espirando quando contrai, ossia quando estendi le braccia, e inspirando nella fase discendente da eseguire lentamente per la massima efficacia. Come sempre, massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei pettorali con tricipiti e deltoidi anteriori che in parte interverranno. Rispetto alla classica variante della panca piana con la presa in pronazione, in questo caso colpiremo in maniera più efficace la porzione clavicolare dei pettorali, ossia i pettorali alti. Fissa il bilanciere ad un'estremità, quindi caricalo sull'altra con un peso che ti permetta di eseguire l'esercizio con tecnica impeccabile. Sei a terra con la zona centrale del corpo contratta a livello muscolare per una buona postura e la schiena che mantiene le proprie curve fisiologiche. Il movimento consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei pettorali, espirando quando contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Buona enfasi anche sul tempo sotto tensione per i migliori risultati con un movimento lento e controllato e un ampio arco. In parte interverranno anche tricipiti e deltoidi anteriori. Posizionati su una panca con lo schienale completamente abbassato, selezionando un bilanciere in termini di peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco di movimento. L'esecuzione consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei tricipiti, espirando quando li contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Stai attento che l'articolazione delle spalle non intervenga. La presa è in pronazione con la distanza delle mani sul bilanciere pari alla larghezza delle spalle. Assicurati inoltre che i gomiti rimangano vicino al corpo. Infine, buona enfasi anche sul tempo sotto tensione per i migliori risultati. Posizionati sulla panca piana selezionando un bilanciere in termini di carico che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco di movimento. I piedi sono ben saldi per terra con la zona lombare leggermente inarcata e le scapole addotte per preservare l'articolazione delle spalle. Le mani sul bilanciere sono ad una distanza pari alla larghezza delle spalle. In questo modo, oltre a intervenire la porzione interna dei pettorali, ci focalizziamo al meglio sui tricipiti. L'esecuzione consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio, espirando quando contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Mantieni i gomiti vicino al corpo e assicurati anche di ottimizzare il tempo sotto tensione per i migliori risultati. Posizionati di fronte ad un rack sul quale è presente un bilanciere indicativamente all'altezza della zona addominale. Più in basso questo si trova, maggiore sarà l'intensità dell'esercizio. Le mani sul bilanciere sono ad una distanza pari alla larghezza delle spalle, con la zona centrale del corpo a livello muscolare contratta per mantenere una buona postura e le gambe completamente estese. Il movimento consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei tricipiti, espirando quando contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Assicurati che la presa sul bilanciere a livello delle mani non sia troppo stretta, in modo tale che le mani stesse possano muoversi a contatto col bilanciere. Esegui questo esercizio solo se hai la forza necessaria, senza compensare con movimenti del corpo non corretti.
Per quanto riguarda gli esercizi con panca e bilanciere, qui trovi gli altri gruppi muscolari. Ti invito a iscriverti al mio canale e, come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.